Ciao! Siamo? Allora, siamo ai Ti rifiuto? Parte 1 di giugno 2013. Parte corpo. Allora, iniziamo con queste, sono salviettine umidificate, sono bambini. 72 euro. Io le sconsiglio perché non si asciugano, non ti si asciugano mai le mani. Noi le usavamo per le mani dopo esserci truccati, ce le pulivamo, niente, non si asciugano più, quindi bruciatissime. Io vi faccio vedere: Depil Zero, crema depilatoria, ascelle bikini. Che dire, non è molto il prodotto per il prezzo, diciamocelo. Sono 4 euro passati e sono 75 ml. Il suo lavoro lo fanno mediamente. Per le piccole imperfezioni. Ma proprio... Cioè, non vale il prezzo che costa. Ecco. Quindi io la boccerei. Ce l'abbiamo messa perché essendo periodo estivo magari uno ne ha più bisogno. Quindi sto messo perché no. La striscia depilatoria Geoma e liscia. E liscia, queste sono 20 con 4 salviettine post epilazione e funzionicchiano abbastanza. L'unica cosa, ecco, non irritano la pelle delle gambe, quindi ben venga se si può. Queste invece sono della liscia per braccia e gambe, pelli normali. 20 strisce più 2 salviette post depilazione. Allora, l'unico problema è che 10 strisce erano grandi e le altre piccole, e non toglievano nessun pelo. Quindi era un po' pacchino, però le levavano abbastanza bene. A me queste però, cioè nel senso il fatto che siano piccole le altre per le braccia, ora sinceramente, farle tutte uguali come le gestisco. Queste io non le comprerei. Sì, dai. E io l'ho anche finito l'ennesimo profumino di Hello Kitty, la quina profumata, questa era alla vaniglia. Penso sia l'odore più scombogliante che esista per un profumo, però non avendo acque profumate, perché lo scoprirete, si usano anche questi. Oddio, davvero. Vi faccio vedere questo qua, della Garnier Mineral Clean Sensation, pelle fresca e pulita, 48 ore non stop. È un deodorantino, l'odore non è buonissimo, 50 ml, non è buonissimo l'odore, però dura veramente tanto. A me tipo fa pizzicare, quindi non uso. Ma io sono un po'... Fava. Sì, non volevo dire, vabbè. Che paglia. Io ve lo consiglio, devo dire la verità, grande, però non so se si trova. L'ha portato il mio papà, quindi non so. Mio papà, non suo. Ecco perché mi sono dato alle acquine di Hello Kitty. Ho finito la mia acqua di more. Eccoci. Sono 50 ml dell'erbolario, costa 20 euro. È buono, c'è poco da fare. Io me ne sono innamorata e sono triste. Tristissima. Vabbè. Vi faccio vedere un po' un pacco. Crema sì. Mani nutriente protettiva della BioEarth. Te la vendono così, eh? Sì, sì. No, perché era rimasta tutta incastrata qua dentro. L'ho finita proprio ieri l'altro, come si dice qua. L'ha presa Ambra, me l'ha regalata per, cos'era, Pasquetta? Pasqua. Sì, per Pasqua. È abbastanza verde, però in un negozio, Tiare si chiama? Nell'erboristeria, ma neanche, insomma. Vendono tutta roba naturale, abbastanza naturale, io... ecco. Preciso, ho chiesto una crema che per funzionasse per le mani, proprio a lei gli si spaccano delle volte per il freddo, no? E questa mi ha convinto perché fa, guarda, lo usa una mia amica.
un'amica che fa la parrucchiera, quindi ha le mani tra le tinte, gli shampoo, quelle cose lì, e lei si trova benissimo. Ho detto, cavoli, se fa una parrucchiera, comunque magari a lei gli funziona proprio da Dio. Allora ci ho speso volentieri 10 euro che costa. Però era l'introduzione. No, non funziona. Non fa niente. Riesce a trattare giusto i gomiti. Sì, quello l'ho provato anche io, devo dire, da Dio proprio. Se vi serve per... Sì, spendete 10 euro per i gomiti. Fatelo perché ne vale. Ottimo d'occhio, mamma mia. Quindi ci sono rimasta malissimo. Vabbè, io ci ho provato, però... Non comprate. BioArt crema mani nutriente protettiva. Che buoni. Oggi andremo a ricordare. Abbiamo mangiato praticamente, perché... La saponetta di brochet alla pesca, ma un odorino, sono di 100 grammi, e era un odore fantastico. È cremoso, ha fatto tantissima schiuma. I primi due giorni profumava addirittura tutto il bagno, quando ce l'abbiamo messa. E è buono, però finisce subito. Costa poco, però ne avevo 95, quant'era? Sì. Rispetto tipo alla DAV, al super. Sì, siamo lì, insomma. Io vi faccio vedere Marseillais, latte di vaniglia, finisce subito, va via come il pane. E non fa questa grande schiuma, diciamocelo, in vasca, tipo, messo una bella dose, non fa molta schiuma, anzi non resiste. Non resta sul corpo, perché, insomma, non, quando ti annusi, non sai di pulito, ma non... Non sa di vaniglia, quindi mi hanno un po' deluso, però credo che terremo le scatoline. Sono troppo carine. Io dico sì. A me attizza giusto il packaging, mi attira tantissimo, però poi, e l'odore, però. Considerando prezzo, durata... È un no. È un no. Vai. Ho finito smalto astruso da 60 centesimi. Funziona acetone come acetone funziona come non mai, ma puzza come non mai. Dovete evacuare la stanza tra un po', però ogni tanto lo ricompriamo, tanto per... Sì. Io ho finito questo qua, Pupa Nail Art Mania Degradé, effetto sfumato sulle 5 dita, perché se erano 3 su 10 non difetto. Ho finito tutte e due. Ho finito soltanto il liquidino verde. Allora, si compone di due smalti, una base, in questo caso è un grigino menta, sì, che non è verde menta, e un'acqua, che un'acqua non è perché corrode la plastica, è vero, verde, che è di questo verde qua. Oddio, lì sembra c'è 3 kg, invece no. Vedi? Niente, voi mettete la base, poi degradate, andate a sfumare, ma non vi viene questa grande sfumatura tra un'unghia e l'altra, quindi dovete fare due passate lì, due passate di là, cioè 2, 4, 6, 8, capito? Cioè, qui la lascio normale, 2, 4, 6, 8, il che è palloso perché sono 3 minuti a unghia, cioè no, non vale la pena. È bello l'effetto dopo un finale, ma non è quello che vi fa vedere nella foto, quindi è una pubblicità ingannevole. Questa qui per farne la così, quante volte, quanto ci ha messo una giornata? Wow. Sì, presumo. Il colore è quello, eh? Minchia. Quindi io non ve lo consiglio, è un'idea carina, ma se fosse progettata bene. E chi gliel'ha regalato? Io. Mi sa che sbaglio a farti il regalo. Può darsi. L'acetone della Shein. Quello con la pompetta, pompettina, comodissimo. Noi ma questo è quello difettato. Ah sì, è vero, spruzzava tutto da parte. No? Si bloccava, è vero. E noi lo ricompriamo, quindi ve lo consigliamo. Poi vi faccio vedere il top coat di Deborah Milano, mini 7 days long. Senti, sì. Uno smalto tenuta perfetta, è veramente buono, eh. Anche se 7 giorni non dura. 7 giorni non dura, però
fissa smalto, c'è scritto anche. A me piaceva. Luccicante, era luccicante. Se n'è andato adesso. Riposo in pace. E no, non è male. Ultimo. Ma... è quello vuoto, è rimasto colorato soltanto il fuori. Se vuoi farlo vedere. Questo... non ne esce più neanche una goccia, l'ho svuotato proprio. Deborah Milano, Pret-a-Porter, numero 17. No, vedi qua. Orange code. Per usarlo l'ultima volta l'ho proprio svuotato. No, un pochino di buona, però è colosissimo. Mi sono uscite anche le palline. Oh, fico. E abbiamo finito un altro smalto. Sì. Wow. E questa volta è finito, non è seccato. Contiamo un altro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo recupero la crocetta, 11, 12, 13, 14, 15. Non ce la volevo nemmeno mettere. Niente, ci vediamo a quello dopo. Ambra. Prima che crolli l'iPad. Ciao. Ciao.